Sono amministratore delegato del gruppo Seven Invicta, gestisco tutta la parte legata a quello che è il futuro dell'azienda dal punto di vista del business, di quella che è l'innovazione e quella che è la conquista di nuovi mercati, e tutto questo lo facciamo attraverso che cosa? Un'azienda sicuramente fatta da persone giovani. Il nostro consumatore, non dimentichiamo che è il consumatore digitale, sotto tutti i punti di vista, pertanto siamo un'azienda molto attenta a tutto questo tipo di cambiamento. Addirittura da quest'anno abbiamo presentato uno zaino con digitale, uno zaino che si connette con lo smartphone. Questo significa che sempre di più lo zaino diventerà al servizio, a supporto di tutto quello che è il mondo digitale. Perciò lo zaino potrà ricordarci in qualche modo quali saranno le materie se dobbiamo andare a scuola, che cosa dobbiamo portarci, quali sono i nostri appuntamenti, dove si trova il nostro zaino, che spesso e volentieri i ragazzi non lo sanno. Pertanto stiamo implementando sempre di più questo tipo di attività per far sì che in qualche modo lo zaino non sia un semplice contenitore, ma che sia un valore aggiunto anche dal punto di vista dei servizi. E noi sappiamo benissimo che oggi la multicanalità è un argomento che molti affrontano come un problema perché in qualche modo va a spaccare quella che era un po' la condizione della distribuzione di un tempo, ma se noi pensiamo che il nostro consumatore oggi è un consumatore giovane, digitale, non possiamo non essere presenti attraverso delle piattaforme dirette di vendita di questi prodotti. Questo per dare innanzitutto un servizio, questo ci permette comunque di dare in qualsiasi momento dell'anno qualsiasi tipo di prodotto al consumatore, ma soprattutto il grosso valore aggiunto è quello di avere un feedback quotidiano su quella che è l'accettabilità di un prodotto, quella che è la piacevolezza di un prodotto, ma soprattutto quella che è la concretezza poi nell'acquistare un prodotto. E questo lo facciamo in tutto il mondo. Oggi attraverso le nostre piattaforme raggiungiamo oltre 99 paesi che comunque sono, come dire, sono dei segnali molto importanti per le aziende. Avere comunque questi feedback ti permettono di poter affrontare poi anche la distribuzione, quella più classica, ma sicuramente dopo aver valutato e vissuto quella che è un'esperienza d'acquisto da parte di consumatori che non sono solo consumatori italiani. Attraverso la rete noi riusciamo a dare un'immagine, una soddisfazione di quelle che sono anche le informazioni sui nostri prodotti, da far sì che alla fine il risultato venga anche condiviso dalla distribuzione più classica, perché vi devo dire che nonostante tutto questo, la nostra crescita anche su online, la nostra distribuzione classica sta crescendo del 30% all'anno, perciò questo vuol dire che non è, come dire, un canale che porta via spazio alla distribuzione classica, ma che aggiunge valore.